Con la scienza. La puntata di questa sera è dedicata all'astronomia, quella scienza che nel corso dei secoli ha indagato il cielo per capirne i segreti e decifrarne i misteri. Quest'oggi siamo molto fortunati in quanto saremo in grado di usare il nostro gioiellino della tecnologia. Grazie alla nostra macchina del tempo, illustri filosofi e scienziati saranno qui con noi. Chiamiamo allora in studio Aristotele, Claudio Tolomeo, Ippazio d'Alessandria, Niccolò Copernico e infine Galileo Galilei. Professore Aristotele, dunque, ci spieghi come è arrivato a formulare la sua teoria geocentrica? A 17 anni, quando sono entrato all'Accademia di Atene, lo scolarco Eudosso, che era un fisico e un matematico più che un filosofo, mi ha introdotto allo studio dell'astronomia. In realtà, sin da piccolo, avevo coltivato la passione per il mondo naturale e giunse a correggere la teoria dell'universo che lo stesso Eudosso aveva elaborato. Ma anche Eudosso, professore, aveva teorizzato un sistema di sfere omocentriche. Sì, ma aveva sbagliato i calcoli, perché aveva previsto l'esistenza di sole 27 sfere concentriche, mentre in realtà sono 55. Per muovere ogni pianeta occorre un numero consistente di sfere. Infatti, osservando il cielo, avevo notato che i pianeti avevano velocità diverse e questo si poteva spiegare soltanto ipotizzando la presenza di più sfere e non di una sola. Soltanto questa poteva essere la spiegazione plausibile e logica per spiegare i movimenti irregolari dei pianeti intorno alla Terra. Il suo sistema è alquanto complicato, ma la natura dell'universo invece è molto più semplice. Ma cosa c'è di complicato? Il cosmo è unico, finito. Le 55 sfere sono composte di etere, la quintessenza, un elemento privo di massa, invisibile, immutabile e incorruttibile. Ruotano intorno alla Terra contenendo i pianeti. Il pianeta Terra non può che stare al centro dell'universo perché è formato da due elementi, la Terra e l'acqua, che per loro natura tendono al basso. È il basso assoluto, è il centro dell'universo. Altri scienziati che sono venuti dopo di lei hanno dimostrato che le cose non stanno proprio così. E poi abbiamo delle fotografie che avvalorano la nostra tesi. Io non so quali diavolerie abbiate voi. Non ho mai sentito nessuna teoria che contraddiceva la mia ipotesi. Anzi, mi sembra di conoscere un poeta italiano, mi pare si chiami Dante, e ha basato tutta la sua opera, la Divina Commedia, sull'ipotesi da me fatta. Sì, certo, non lo metto in dubbio, la sua teoria è stata ritenuta valida per molti secoli, e anche Dante, nel Medioevo, credeva in tutto ciò che lei ha detto. E allora? Sono passati diversi secoli dal Medioevo e grazie a nuovi strumenti si è capito che il movimento della volta celeste è solo apparente. Ma come apparente? Ma se si vede ad occhio nudo? Sì, è vero, ma perché la Terra gira? La Terra gira? Ma cosa sta dicendo? La Terra è ferma. Altrimenti come faremmo a stare tutti in piedi? Ma che diavolerie sono queste? Esatto, la condizione di immobilità è più nobile e divina di quella di mutazione e di instabilità. E quindi più adatta alla Terra. Bravo, chi è lei? Sembra un mio discepolo. Sì, sì, in effetti il professore che ha parlato è Tolomeo e al suo nome è associato al sistema geocentrico. Che vuol dire associato al suo nome? Se sono stato io il primo ad esporlo. Basta, non ne posso più. Me ne vado via. Ma come? Scusate, questo non era proprio previsto. Non era nel programma. Mi dicono dalla regia che è pronto un contributo. Prego. Per conoscere più a fondo Aristotele abbiamo incontrato la sua nutrice Sotiria. Salve, cosa ci può dire di Aristotele bambino? Aris, come lo chiamo io, era un bambino molto ordinato e tranquillo, anzi un maniaco dell'ordine e della pulizia.
Quando si alzava la mattina, si arrabbiava se non trovava accanto al letto i calzari perfettamente allineati o se non gli davo le vesti pulite. Come passava le sue giornate? A stagira raccoglieva farfalle e pietre, una passione che gli è rimasta anche da grande. Infatti, quando ci siamo trasferiti a Pella, perché il re Filippo gli ha affidato l'educazione del figlio Alessandro, ha cominciato a collezionare piante e animali da tutto il mondo. Naturalmente, lei sta parlando di Alessandro, il grande conquistatore macedone. Ma tornando all'intervista, l'ho mai visto piangere? Quando ha perso il padre, il dottor Nicomaco, ha sofferto molto. Poi è stato affidato a Prosseno, che abitava da Tarno in Asia Minore, ma lì non si trovava molto bene. Il tutore lo ha mandato a studiare all'Accademia di Atene e lì ha conosciuto molti amici. Era uno degli allievi più bravi e avrebbe meritato di guidare l'Accademia dopo Platone, al posto di Speusippo, nipote del maestro. Purtroppo, così va il mondo, davanti ai raccomandati spesso non si può far nulla. Come sono stati i suoi rapporti con Alessandro? Alessandro era irrequieto e non era molto portato allo studio e Aris si arrabbiava molto spesso con lui. Alle volte avrebbe voluto prenderlo a schiaffi, però era sempre il figlio del re. Per l'allievo scrisse un trattato sul cosmo e lo educò alla cultura greca, alla teoria del giusto mezzo in politica. Alessandro poi ha preso la sua strada. Lei ha conosciuto il figlio di Aristotele? Certo, sono stata la prima a prenderlo in braccio al momento della nascita. Aris si fidava solo di me. Ringraziamo la nostra ospite della sua preziosa testimonianza e ripassiamo la linea allo studio. Professor Tolomeo, sono desolata per quanto è accaduto e per l'interruzione. Vada avanti. Senza nulla togliere al maestro Aristotele, il sistema geocentrico è spesso associato al mio nome, in quanto ho approfondito molti aspetti della teoria aristotelica. Ho scritto anche un'opera in 13 libri, intitolata Collezione matematica, e nota come il Magesto, in cui ho raccolto tutta l'astronomia dei 6 secoli precedenti. Ho dedicato tutta la mia vita solo alla scienza. Se solo avessi avuto l'opportunità di parlare con il maestro Aristotele, gli avrei spiegato che molto spesso sono citati entrambi i nostri nomi per indicare la teoria geocentrica. Ma come mai lei ha ripreso Aristotele e non ha, per esempio, tenuto conto degli studi di Aristarco? Aristarco si era posto il problema delle dimensioni dei pianeti e valutò la Terra grande il doppio della Luna e il Sole grande 7 volte la Terra. Affermando che la Terra è solo un piccolo pianeta, nasceva il problema della sua posizione all'interno del cosmo. Aristarco ipotizzò che al centro dell'universo ci fosse il Sole, ma questa ipotesi non poteva reggere. L'osservazione del cielo indica chiaramente che è la volta celeste a ruotare, per questo la Terra è al centro dell'universo. Aristarco aveva ragione. Ah sì? E perché le stelle fisse non modificano la loro posizione durante l'anno? Questo succederebbe se la Terra fosse in movimento, e invece non succede. Le stelle sembrano fisse per la loro enorme distanza dalla Terra, ma compiono anch'esse dei movimenti. Inoltre, come può il contenuto, cioè la Terra, restare ferma immobile mentre il contenente, il cielo, ruota e si muove? Se dunque la Terra ruotasse, il movimento di rivoluzione dovrebbe essere velocissimo, in quanto dovrebbe compiere l'intero ambito terrestre in 24 ore. Ma le cose, mosse da una rotazione repentina, sarebbero incapaci di coesione e nemmeno cadrebbero nel luogo destinato, che nel frattempo sarebbe stato spostato dalla grande velocità. Ma infatti gli oggetti lasciati cadere ad una determinata altezza non cadono in linea retta. Questa è una prova che la Terra si muove. La Terra sta ferma e basta. Non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire. Io sordo, ci sento benissimo, ha capito? Signori, per favore, non degeneriamo. Ora è previsto un altro contributo. Ci collegheremo con lo studio di Roma, dove la nostra collega è con due ospiti altrettanto importanti. Marco Tullio Girone e Lucio Anneo Seneca. Vogliamo capire come mai nella cultura romana non sia mai esistito un vero e proprio interesse per l'astronomia. Francesca, a te la linea. Perché a Roma non c'è stato un significativo interesse per lo studio del sistema solare? Il popolo latino non ha mai avuto spiccate tendenze scientifiche. Abbiamo qualche problema? Un attimo. Ok, benissimo, mi dicono dalla regia che il problema è risolto e siamo già in grado di ripristinare il collegamento. Però la nostra macchina del tempo non garantisce la trasposizione linguistica, perciò avremo bisogno di un interprete, che però vedo già in posizione. Quindi, Francesca, ti restituisco la linea.
sol spectatore nisi deficit non habet, nemo observat luna nisi laborantem. Il sole non ha spettatori se non durante l'eclisse, nessuno osserva la luna se non quando si trova in eclissi. Ego assensior, ad sua iltate quotidiana e consuetudine oculorum, ad sue scontanimi, neque admirantur, neque requirunt, ratione searum rerum, quas semper vident. Sono d'accordo, il nostro spirito, in seguito all'uso costante e quotidiano della vista, finisce con l'assuefarsi a ciò che vede. Qual era la vostra teoria circa la posizione della Terra nell'universo? Precipue studui condizioni comete et sidrum, et quesivi si vero nilalud sunt quam purus ignis. Ho studiato principalmente la consistenza delle comete e delle stelle, chiedendomi se fossero nient'altro che fuoco. Nunc dico, clariores opiniones habens. Novem orbibus vel potius globis connexa sunt omnia, quorum unum est celestis extimus, qui relicus omnes complectitur, et cui subiecti sunt septem, qui versantur retro contrario motu atque celum. Adesso parlo io che ho le idee più chiare. Tutto l'universo è composto da 9 orbite, anzi da 9 sfere. Una sola di esse è celeste, la più esterna. In essa sono confitte le sempiterne orbite circolari delle stelle, cui sottostanno 7 sfere che ruotano in direzione opposta, con moto contrario all'orbita del cielo. Ex quibus summum globum possidet illa, quam in terris Saturnia nominant. Deinde est omnium generi prosperus, et Saturnis ille fulgor, qui dicitur Iovis. Di tali sfere una è occupata dal pianeta chiamato sulla Terra Saturno. Quindi si trova quel fulgido astro, propizio e apportatore di salute per il genere umano, che è detto Giove. Tum Rutilius ribilisque terris quem martium dicimus, deinde subtermediam fere, regioem sol optinet. Unc ut comites consecuntur veneris alter mercuri cursus, in infimioque orbe luna radis solis accensa convertitur. Poi, in quei bagliori rossastri che tanto fanno tremare la terra, c'è il pianeta che chiamate Marte. Sotto, quindi, il sole occupa la regione all'incirca centrale. Lo seguono, come compagni di viaggio, ciascuno secondo il proprio corso, Venere e Mercurio, mentre nell'orbita più bassa ruota la luna, infiammata dai raggi del sole. Nam ea, que est media et nona, tellus, neque movetur et infima est, et in eam feruntur omnia nutus suo pondera. La sfera che è centrale e nona, ossia la Terra, non è infatti soggetta a movimento, rappresenta la zona più bassa e verso di essa sono attratti tutti i pesi, per una forza che è loro propria. Sed frequenter stella sub alcioris stelle vestigium venit, et Saturnus aliquando supra Iove est, et Mars, Venerem, aut Mercurium, recta linea despicit. Un pianeta viene spesso a collocarsi sotto il posto occupato da un altro più elevato. Saturno è talora sopra Giove e Marte guarda Venere o Mercurio perpendicolarmente. Quousque tandem abutere Seneca patientia mea. Hic est, qui intervallis disjunctus in paribus, sed tamen prorata parte distinctis, impulsu et motu ipsorum orbium, efficitur et acuta cum gravimus temperans varios equibiliter connectas efficit. Nec enim silentio tanti motus incitari possunt, et natura fert, ut externa ex altera parte graviter, ex altera autem acute sonet. E il suono che sull'accordo di intervalli regolari, eppure distinti da una ragionale proporzione, risulta dalla spinta e dal movimento delle orbite stesse, e equilibrando i toni acuti con i gravi, crea accordi uniformemente variati. Del resto, movimenti così grandiosi non potrebbero svolgersi in silenzio, e la natura richiede che le due estremità risuonino, di toni gravi l'una, acuti l'altra. Ringraziamo questi due grandi esponenti del mondo latino. Prima di concludere, vorrete aggiungere qualcosa? Vale atque vale. Multe odie sunt gentes, que face tantum monoverunt celum, atque nesciant multa. Ec apud nos poque rumper ratio ad certum perduxit. Venet tempos, quae ista, quae nunc latent in lucem, dies extrat, et longioris evi diligentia. Ad inquisitionem tantorum metas una non sufficit. Ut dota cielo vacet, venet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur.
Ancora oggi molti popoli non conoscono del cielo che il suo aspetto e ignorano molte cose. Anche presso di noi è da poco che la scienza ha dato delle certezze su questa materia. Verrà un tempo in cui uno studio attento e condotto per lungo periodo farà luce su questi fenomeni della natura. Anche ammesso che si dedichi tutta quanta alla conoscenza del cielo, una vita non basterebbe a così vaste ricerche. Verrà il tempo in cui i nostri posteri si meraviglieranno che noi ignorassimo cose tanto manifeste. Grazie, adesso io vorrei ascoltare Ipazia, figlia di Teone, filosofo della scuola di Alessandria, che insieme ad Atene era il centro culturale più importante e fervido nel tardo impero. Denis Diderot, filosofo francese del XVIII secolo, scrive nell'Enciclopédie: meriteremmo i più giusti rimproveri se passiamo sotto silenzio il nome della celebre e troppo sventurata Ipazia. E ancora, a nessuno la natura aveva mai concesso un'anima più elevata o un genio più felice di quello della figlia di Teone. L'educazione ne fece un prodigio perché convogliò i principi fondamentali delle scienze apprese dal padre nelle conversazioni nelle scuole dei filosofi di Alessandria. Quindi Ipazia, ci racconti di lei. Innanzitutto ringrazio Diderot per aver apprezzato la mia passione per la conoscenza. Molti uomini dei miei tempi mi hanno considerata soprattutto per il mio essere una donna bella, mi dicevano, e tanti altri mi hanno derisa, invidiata, umiliata per il mio amore per la cultura. Tanti però frequentavano la mia scuola, dove rimanevano incantati dalle mie lezioni di filosofia, di astronomia, di scienze, e mi guardavano con stupore e anche timore. Beh, però devi ammettere che nel V secolo non era usuale per le donne studiare e tenere delle lezioni pubbliche. Certamente, ma io non sopportavo le smancerie degli uomini. Io non avevo paura di parlare con loro e non mi sentivo inferiore a nessuno. Mio padre mi aveva insegnato che l'intelligenza non appartiene al genere maschile e notando la mia predisposizione allo studio mi ha insegnato tutto ciò che sapevo. Sì, suo padre era un uomo di larghissime vedute, profondamente onesto, visto che nell'intestazione del terzo libro del suo commento al sistema matematico di Tolomeo ha apertamente dichiarato che l'erudizione era stata da lei controllata. In fin dei conti poteva prendersi tutti i meriti, anche se il lavoro l'aveva svolto lei. Mio padre era un grande filosofo, non aveva pregiudizi nei confronti di nessuno. Mi ha trattato come tutti gli altri discepoli, non mi ha risparmiato niente e stimolava la mia intelligenza ponendomi sempre problemi nuovi. Sì, per ritornare all'argomento della nostra puntata, quali sono gli studi che lei ha svolto sul sistema solare? Il cielo mi ha sempre affascinata e quando, specialmente d'estate, le stelle erano particolarmente luminose, io le stavo ad osservare per notti intere. Sono partita dagli studi degli astronomi del passato e mi sono convinto che tra tutti aveva ragione Aristarco. Ma come mai, visto che ai suoi tempi la teoria più accreditata era quella di Tolomeo? Semplicemente perché mi sono convinta che la Terra girava intorno al Sole dalla semplice osservazione della traiettoria di un corpo lasciato cadere dall'alto. Se la Terra fosse ferma, il grave cadrebbe in linea retta, mentre cade sempre leggermente spostato in avanti per effetto del movimento della Terra. Inoltre, avevo notato che la distanza delle stelle non è sempre la stessa, ma varia a seconda delle stagioni. Anche il Sole si comporta allo stesso modo. Ero convinta che il Sole e le stelle si muovessero secondo orbite circolari, ma per spiegare le differenti distanze bisogna ammettere un epiciclo della Terra. L'assimilare le orbite celesti alla purezza del cerchio, però, aveva impedito di considerare altre forme, di considerare dunque la verità. Quali furono le conclusioni di queste sue osservazioni? Che la Terra, intorno al Sole, percorreva un'ellisse e non un cerchio. Solo così si poteva spiegare perché il Sole occupa la stessa posizione per due volte all'anno. Lei ha anticipato Keplero di 1300 anni. Già, questo dimostra quanto poco sono stati considerati i miei studi. Certo, lei ha ragione, ma non abbiamo il tempo per affrontare questo discorso. Magari ne potremo parlare in un'altra puntata. Adesso le vorremmo far vedere un filmato che abbiamo registrato proprio l'altro giorno. Salve, mi chiamo Nashua e sono un'amica di Ipazia. Siamo cresciute praticamente insieme e mi ha sempre affascinato con i suoi discorsi scientifici. Io purtroppo non ho studiato e quando potevo andavo a trovarla per sapere delle sue nuove invenzioni e delle argomentazioni delle sue lezioni. Con lei non si parlava d'altro, solo lo studio le interessava, non parlavamo mai di moda o di ragazzi. Lei ne vedeva tanti al giorno, ma non le interessavano. Molti la criticavano per questo suo atteggiamento, ma lei non si curava dei pettegolezzi e non aveva paura di dire quello che pensava.
Ha condotto gli studi con grande passione ed è stata fortunata in questo perché ha potuto realizzare ciò che più desiderava. Quando parlava sapeva attirare l'attenzione di tutti, era così innamorata della scienza che rendeva semplici anche le cose più difficili. È stata una grande donna ed è bello sapere che nel tempo è stata apprezzata da molti filosofi e scienziati. Ipazia? Sì, Nashua è stata una mia grande amica che mi ha sostenuto nei momenti di sconforto. È vero, anche se i suoi interessi non coincidevano con i miei, si fermava spesso a casa mia e mi ascoltava incuriosita. Peccato che non abbia avuto la possibilità di studiare. Beh, le posso assicurare che questo è un problema che le donne hanno avuto per molto tempo. Oggi le donne, in gran parte del mondo, sono libere di frequentare la scuola e di svolgere qualsiasi attività. Molte, inoltre, hanno raggiunto livelli molto alti nel sapere e nelle loro professioni. Meno male. Professor Copernico, ritorniamo alle stelle, quindi ci parli delle sue osservazioni. Quando a 23 anni arrivai a Bologna per studiare nella prestigiosa università, conobbi lo studioso Domenico Maria Novara, che fu mio professore e divenni io suo discepolo. Cominciai a studiare a fondo sotto la sua guida, iniziando a leggere i testi antichi degli astronomi antichi e a paragonarli con l'osservazione del cielo, arrivando alla conclusione che Aristarco aveva avuto ragione e che la Terra non poteva essere il centro dell'universo. E come dimostrò la sua teoria? Io non ho dimostrato niente, ho solo raccolto sulla base della logica delle informazioni a me pervenute dall'analisi di testi antichi e ho riassunto il mio pensiero in 7 punti. Che ho riportato in alcune mie opere. Ci vuole esporre qualcuna delle sue conclusioni? Volentieri. La numero 2. Il centro della Terra non è il centro del mondo, ma solo della gravità e dell'orbita lunare. La numero 3. Tutte le orbite circolano intorno al Sole, che sta al centro del mondo. La numero 5. La Terra, con i suoi elementi, terra, aria, acqua e fuoco, ruota in un arco di 24 ore intorno al suo invariabile asse. La numero 6. Ciò che appare a noi come moto del Sole non è dovuto al Sole, ma a noi che compiamo, insieme agli altri pianeti, un moto di rivoluzione. Mi sembra che in questi punti ci sia tutta l'astronomia moderna, vero, professor Galilei? Le proposizioni di Copernico suscitarono subito un grande interesse e costituirono la base per i miei esperimenti. Le sensate esperienze. Grazie al cannocchiale ho potuto osservare il cielo più da vicino. Ero convinto che qualsiasi ipotesi si costruisca tabulando i dati, un po' come dite voi. Attraverso il suo metodo di indagine, il metodo scientifico, tuttora valido, lei ha confermato tutte le intuizioni di Copernico? Copernico ha sbagliato solo nel considerare le orbite dei pianeti circolari e non ellittiche, come dimostrò Keplero nel 1608. Io ho notato le fasi di Venere e quelle di Mercurio e ho dimostrato che necessariamente questi due pianeti si muovono attorno al Sole come tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. I movimenti delle stelle e dei pianeti rispondono a leggi necessarie e come tali sono molto più semplici di come gli illustri filosofi del passato vi hanno fatto credere. Copernico ha avuto anche il merito di affermare l'esistenza di un moto di rotazione terrestre attorno al proprio asse diverso dal moto di rivoluzione. Io mi sono limitato a confermare la sua teoria e ne ho dimostrato l'autenticità. Non faccia il modesto, lei è il padre della scienza moderna e del metodo sperimentale. Beh, ho contribuito alla nascita della scienza come disciplina a sé, basata su un metodo di indagine scientifico e non filosofico. Io non ho voluto fare un torto a nessuno e ho basato le mie teorie sull'evidenza. Poi, purtroppo, non sempre sono stato creduto, anzi. Conosciamo bene la sua vicenda. Nel corso del tempo, però, tutti hanno dato ragione a lei. Io, però, ho sofferto molto e ho subito veramente tanto. Ci sarebbe ancora tanto da dire sui nostri ospiti e sarebbero tante le domande che vorremmo fare. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Per me è stato un grande onore parlare con questi filosofi e scienziati. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.